Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video! Yeah! Io sono Carita Dolce, lei è la mia sorellina. Siamo qua per fare un video che è troppo in voga qui su YouTube, ossia reazioni ai miei vecchi video, cioè praticamente come perdere la dignità con un video, praticamente. Cioè dobbiamo guardare i miei video più ridicoli. Sandra, non vedo l'ora. Allora ragazze, se vi piace questo video e se vorreste che facessimo un altro in cui vediamo anche video ridicoli con Nancy, sì, cioè adesso vediamo solo i miei, poi magari se vi fa piacere facciamo un altro in cui vediamo quelli miei di Nancy e là ci sarà da ridere, vediamo i nostri primi video assieme, divertente sta cosa. Mettete tanti like, così facciamo un sequel, una seconda parte. Wow, sequel! Sì, hai visto queste lucine? Adesso per l'occasione Nancy mi ha fatto accenderle, ma di solito no, che dice sono dei miei video! Sì, perché c'è un nuovo canale, ragazzi! Sì, è vero! Il mio nuovo canale! Vabbè, penso che ormai già lo sapete in tante, comunque se ancora non lo sapete, c'è il nuovo canale di Nancy, ha sorpreso, ha fatto questa sorpresona, finalmente ha aperto un suo canale proprio solo suo, perché me l'avete richiesto voi, suo personale, cioè avete costretta ad aprirlo. Esatto, a parte il nostro secondo canale Carita Dolce e Nancy Amara, quello là dove facciamo cucina, diete eccetera, ha aperto un altro proprio suo, solo suo Nancy, quindi potremmo dire un terzo canale, però è solo Nancy, però ogni tanto io comparirò, beh chissà. Chissà, sì, lei magari mi prenderà in giro, mi riprenderà mentre sono al bagno. Sì, dai, faccio dei video di nascosto, dei video di nascosto su Carita Dolce, ok. Dei video scabrosi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Nancy, perché veramente sarà tutto un scoprire Nancy, la sua persona, è veramente molto speciale come persona, ha molti lati oscuri. Non pagata, di lati oscuri, scheletri nell'armadio. Comunque, il canale di Nancy, indovinate come si chiama? Nancy! Trovate il link nel box di informazioni e poi giù nei commenti Nancy scriverà un commento col suo canale, basta che cliccate sul suo nome e vi trovate. E io ho detto sta cosa perché lei è insicurissima, ma chi si iscrive a questo canale? Chi si iscrive? Ma dai che si iscrivono, guarda che secondo me in una settimana si iscriveranno tipo 100.000 persone. Sì. Vuoi scommettere? Allora facciamo così, facciamo questa scommessa. Ma vabbè, allora ragazze, no, veramente vi dovete aiutare, facciamo questa scommessa. Se si iscriva, 100.000 adesso troppo, facciamo 30.000. Se in una settimana raggiungiamo 30.000 iscritti, che cosa devo fare? Sul canale di Nancy, Nancy si tingerà i capelli. Già, peggio di così i capelli. I capelli viola. Dato che il tuo colore preferito è viola, devi fare i vestiti, non i capelli. Raggiungiamo, iscrivetevi in massa. Raggiungiamo 50.000 iscritti sul canale di Nancy in una settimana. Però lo devi fare. Sì. Se raggiungi, tanto non li raggiungo. No, ma lo devi, se però li raggiungi, sì, se raggiungo 50.000 capelli viola. Capelli viola. Ok, dai ragazzi, datemi una mano, iscrivetevi in massa al canale di Nancy, perché veramente ci divertiremo un mondo a vedere i suoi capelli viola. Secondo me sembra tipo la fatina viola diventerai. Allora, come primo video abbiamo scelto un video di ben 6 anni fa. Stavolta mi mostro davvero, dove io praticamente non mi mostravo, cioè tipo per un anno, 2 anni non mi sono mostrata nei video, per chi non sapesse la mia storia, poi all'improvviso ho deciso di mostrarmi con questo video. Con questo video, cioè proprio a dire ragazzi disiscrivetevi e basta al mio canale, ho rischiato grosso. Scema fino al primo video, diciamo, questo video è proprio demenziale. Ma bella sta musica. Ricordi sta musica? Romantica. Era bellino, in poi la mettevo sempre in tutti i video. Sì, era un po' lunga e noiosa però, dopo un po'. Sì. Ma parlava. Oddio. Oddio. Molly! Il mostro, Dream, lei è Dream! Sono una droga però, mi piacerebbe vederti in viso, almeno per vedere l'effetto che fanno questi prodotti. No, no vabbè. Ma poi una recitazione unica, guarda, spontanea. Devo mettere qualcosa di un po' più carino, non so, vabbè. Molly impassibile, poverina. Molly che dormiva. L'unica cosa bella del video è Molly, si può dire, ok. Anche Molly dormiva perché interesse è zero. Infatti, ti voglio vedere. Ma io pathos, che pathos quando dici le cose? Adesso poi si mostra The Ring. Ma perché non avessi dovuto mostrarti? Sei pure carina. Ora un po' i video, sì, dove ti si vede. Quelle bambine che dicono le filastrocche a memoria. Deluderli, perché non parlavo così. Prendiamo una foto. La prossima volta falla di schiena, così vediamo
solo i capelli e non la tua faccia pelosa. Che simpatica, raga. Non vorrei sembrarti bella, ma se la prendo da oddio, faccio ecco, ecco. Maranna! 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 Ma perché ho fatto una cosa del genere? Ma dai occhi! Che poi mi truccassi tu, io la truccai. Ci truccavi, truccavo. No, vabbè. E cagli! Mi sembra un lupo! Mi sembra. Ma poi che c'avevi sempre il collo così? No, vabbè. Un trucco bellissimo, c'è altro che il trucco di Halloween, questa nel gabinetto poi tra l'altro, mamma mia. No, ma fate il collo, sempre il collo. Ma il coraggio di fare questo video per mostrarmi e di dire scappate tutti, basta. No, vabbè. Basta, sono proprio uno scempio. Ah, eccolo qua, outfit serata d'estate, sì, sì. Vestitino low cost. Voglio vedere il tuo outfit bellissimo. Ma guarda, guarda che vestitino. Vestitino stupidissimo. No, ma quanto pacchiero brutta, la Befana sembrava, cavolo, che ora sia meglio, però. Ma dove sta collana? No, vabbè, la collana di mamma. No, vestitino. Perché parlavo così? Sembravo tipo una suora quando parlavo, davvero recitavo la messa. No, vabbè. È vero. Ragazze. Cioè, ma mi era morto qualcuno, no? Non credo. Perché non si era mai dimenticata di lei? Un tocco fondo di tinta minerale. Bello. Bellissimo. Collana abbracciale color caramello. Bellissimo. Ma perché ti sei riprese così da vicino? Nel naso, proprio così per spaventare gli utenti. E guarda la collana, tittiri. La gente tipo vorrebbe affogarla. Troppo bella. Era bella. Pura. Ma perché parlavo così? Che mi avevano ammazzato qualcuno? Ma perché? Perché la vita è bella, ridi! Ma guarda la faccia! No, la scarpa! Oh mio Dio, sembri mia nonna! Oh mio Dio, davvero ho indossato queste scarpe! Oh mio Dio! Che poi queste, se venivi tu me le lanciavi giù, no, tipo. Però c'avevi lo smalto fucsia, eh! Sì, sempre, ci voleva il tocco! No comment! No comment, veramente, poi? Dai, vediamo una ricettina. Ah, voglio vedere quello là che facevi le labbra voluminose. Ah, ok. Faceva ridere, non ricordo, ma era divertente. La cosa di San Valentino. Sì, ti riprendevo io. La cosa di San Valentino, proprio tutto a cuori, bella, sì, bella. Eccolo, come avere labbra più carnose. Questa, dai, questa. La bellezza di 12 febbraio 2013, ragazzi. Cioè, beh, oggi ti piace. La pancarella. Andai a fare le foto in una cartoleria, le riprese di tutti sti cuori, non stavo bene. No, perché? Okay. Ma la stanza tipo da una teenager, bellissimo. Vabbè, all'epoca erano teenager. Effettivamente sì, poi sono diventata vecchiata. Ne. Ma sempre queste musiche tristi, capito? Un po' malinconiche. Come avere labbra carnose? Cacchio si azzecca con i cuori alla stanza degli costelli. Tutti i cuori. Ovviamente. Questo era perché hai detto Kitty. Però è bello, guarda che bel background. Cioè, secondo me ci perdiamo una giornata. Sì, questo lo ricordo bene perché io ti riprendevo. Ah, l'amore non è altro desiderio. Oh, che bella, I love you. Tutti cuori, cuori ovunque. Cuori. Ciao ragazzi. No, davvero, perché? Ciao. Se, no, non ti avvicinare, non ti avvicinare. Miro di carità. Ma perché queste cose da vicino? Cioè, perché? Allontanati. Ma poi eri pallidissima. Sì, ero tipo la nevica. Non so cosa vedi. Scrub al peperoncino, però è bello scrub, sì. Dai. Guarda le unghie. Le unghie erano bellissime, dai, le unghie erano belle. Tutti i cuoricini. Con tutte le palline sopra poi, cacchio. Sembravano tutte cacatelle sulle unghie, no, vabbè. Horror, horror. No, voglio dire quando te lo metti sulla bocca. Sì, sì, a un certo punto poi lo mangio proprio. Ecco! Mamma! Brucia! Oddio! Ma perché ero così bianca? Avevo qualcosa? Avevo qualche problema. No, ma ero bianca, cioè, ero tipo ghost. No, perché poi avevi l'ombretto rosso. Casper.
Le nostre unghie. Dai avanti, vedi la scena finale di quando baci, poi secondo me, ecco, vedi? Ah, la coreografia, vedi? Oh, bellissimo! I palloncini! No, l'amore non ha altro desiderio che quello di realizzarsi, ma se avete inevitabile che abbiate desideri, fate che cosa significa? Vegliasse a tutte frasi così a senso, allora per ringraziare un altro giorno. No, va bene, non c'ha ma guarda. Cioè, due giorni per la scenografia, tre giorni per farlo, quattro giorni per editarlo, due secondi per chiuderlo, perché faceva schifo, vabbè. Un altro outfit, no, cinque altri primavera low cost, dai, grande richiesta di me. Questo è spring outfit, raga. Guarda che scenografia. Ma che bel giardino aveva! Prima, ma è morto il giardino. Ma che bei fiori! Viola. Ma guarda le rose, avevamo già. Ok, perché ricordo? No, vabbè. A parte la ciccionaggine, che vabbè. Ma sudava da ogni poro proprio. Le scarpe, però all'epoca come piacevano queste scarpe. Ma che cacchio ci frega del meteo, ci sono tornate il giornale. Ma qua voli. E come accessori. Ogni accessore di Bay Simon. Modello puttetta. ecco, raccolgo limoni dall'albero. Contadinella. Outfit contadinella, dai, evviva. Dai, e poi li mangio crudi, così li mangio con la buccia. Ma perché? Perché mettersi una maglia food e le scarpe color, limoni, ecco. Ma allontanati, senti questa vicinanza sempre, non lo so. Pure l'orecchia. No, vabbè. Tutti cuori, ovviamente cuori in ogni dove. E le ciocche di capelli. Cioè io avevo le ciocche color porpora rosse. Cioè ho preceduto tutta la moda. Solo che all'epoca non eravamo di moda, ce l'avevo solo io. Cattivo gusto, esatto. Qua tipo un pigiamino avevo. E le ballerine? Bellissime. Oddio. Ma chi ci frega di sto meteo? No, è spiegato. Ma che parli di quella? Latte e menta. Ah, questa maglia è sempre stata la latte e menta. Latte e menta. Aspetta, fammi indovinare. Bamboline e latte e menta. Un po' di tempo, comprate l'anno scorso. E sono super super molli sempre, bellissima. I cuoricini. Oddio, ma perché queste, secondo te perché io mi riprendevo così da vicino, cioè? Ma perché poi volavi, facevi volavi, girarti, fiori. I fiori sono bei, giardino è bello, devo dire, questo video. Molto curato. Outfit 3. Ah, bellissimo. Tipo da spiaggia. No, vabbè, allora, giallo, viola, rosso, senape, jeans, cioè vabbè, praticamente quando mi ero vestita, una storica. Cioè ti vedo a casa di una, vabbè. No, era mancata correndo quando mi sono vestita. Ma guarda quanti bracciali. Ma che guarda là, mi vedi pure. Perché far vedere la pancia? No, vabbè, la ciccionaggine. Addio, pure la sciarpetta viola. Una diva, una diva. Cioè, penso che qua pesavo tipo 15 kg in più ad adesso. Vabbè. Sì, bella Molly. Molly è sempre la cosa più bella dei video, devo dire. Vabbè, bella. Io sto per questo video pessimo. No, veramente, perché. No, ma che è qua, ripresa, 3 ore? Sì, la ripresa. È per far vedere. Poi qua riprendo le mosche, le farfalline, capito? Le tarare, i serpenti. Ciao, io saluto la farfallina. Ciao farfallina. Fatti con gli animali. L'outfit 4 è più bello, porchetta style, salsiccia arrotolata nel jeans, no, vabbè. No, ti prego, questo lo devo spegnere, lo prendo. Vediamo un tutorial di una crema. Dai, vediamo uno dei primi tutorial. Come si chiamava? Crema viso. No, questo è 2 anni fa, più vecchio. 6 anni fa. 6 anni fa. Quando inquadravo solo le mani. Dai, 6 anni fa. Vediamo com'eri timida. Callitina. Ciao ragazzi. Madonna mia, un morto che parla. E la mano morta, tipo. Come preparare una crema? Vabbè, in effetti voi sapete che per preparare una crema cosmetica, ovviamente sia la vista sia per il corpo che per il viso, c'è bisogno di ingredienti come conservanti, come emulsionanti,
Madonna, che allegria. Ma se li vedevo nei video, proprio noiosa. Se li vedeva, ma che passa sta mano, fa impressione. La mano morta, Dio, con lo smalto rosso, no? Tipo così. L'etichetta professionalissima, attaccata con la saliva così sopra. Essenzialmente sono soltanto tre cose. Tre cose. Ti credi tu, ma dieci cose. Ho del taglio sulla mano, che ha fatto la lotta col gatto. È l'acqua. E qui qua. La seconda cosa è fuoco. Tranquillamente anche l'olio d'oliva. Ma che mi ha fatto? Tu invece le avete gli oli vegetali, potete utilizzare un olio vegetale. Se non avete gli oli vegetali, potete utilizzare un olio vegetale. Ma com'è? No, vabbè, tre ore a dire qualsiasi olio vegetale. Sì, e poi si era talmente a fuoco che si vedeva benissimo. Che sfogo, ma cavolo! Quanto dura sta palla? 10 minuti, ma sì, minuti di palla. Cioè, la gente tipo così. Le mamme trovavano i figli. Cioè, cosa state vedendo? Da 3 minuti sta facendo vedere solo gli olio vegetali. Sì, esatto, tu sfocati poi. Ma dolci dolci. Bevitelo, va, fai qualcosa. Cioè le mamme usavano il vino di Galita Dolce per far addormentare i bambini. Sì, ora dolci. Si addormentavano, si suscitavano. Se va avanti 5 minuti, ancora lo domando le dolci. La decitina di soia. Se non l'avete in casa, compratela. Benissimamente, no benissimo, attenzione. La vedete? Ci mettevo le mani dentro sporche, giustamente. Sono al mercato. Dici, giurando, quanti grammi, quanto l'hai pagato, come si chiama, dove l'hai trovato? Cioè la gente proprio si facevano due scatole tante, vabbè. Adesso capisco, dice, ma no, quanto cavolo parla, avete ragione. Cioè proprio tipo da mettermi una bomba. Ha fatto la crema candida. Guardate un altro video. No, no, per piacere, basta. Quindi questo è tutto, yeah! Ragazze, cioè questo è tutto, questa è una piccola parte di tutti i video che sono, ahimè, pubblici su YouTube per mettermi la dignità sotto i piedi. Voi mi raccomando, non li andate a cercare, andate, e non li guardate, sì, perché veramente sono osceni e gli specialmente. Sì, vabbè, ma non solo quelli. Mettete tanti like se vi è piaciuto questo video, se vi ha fatto sorridere. Mai prendersi sul serio, sono la prima a scherzare di me stessa. Cioè, diciamo che la prendo a ridere, perché mi dovrei scorriderci sopra, ragazze. Diteci se volete un video sui nostri vecchi video assieme. Vabbè. Là ci sarà veramente da ridere. E mi raccomando, iscrivetevi al canale di Nancy, questa bella bimba. Grazie. Nancyina. Mi raccomando, trovate il link del canale di Nancy in box di informazione. Comunque si chiama Nancy. Se non lo trovate, il commento di Nancy. Cliccate sul suo nome e sulla mia faccina. Sulla sua faccia e andate nel suo canale. Per iscrivervi, cliccate qui vi comparirà una scheda dove basta che ci cliccate sopra e automaticamente vi iscriverete al canale di Nancy. Grazie. Capelli viola, dai, iscrivetevi. Ciao.